Prego. Luzia, onorevole senatrice. Signor sindaco Luigi Bonelli, battaglia per il nastro. Aspetta. Dai, tira, tira. Aspetta. Dai. Dai. Al progetto proposto dalla nostra attivista Santina Giusto, sposato dal meetup Nicosia 5 Stelle e sposato anche dall'amministrazione, nella persona del sindaco Luigi Bonelli, dell'assessore Ivan Bonomo, che ringraziamo per la disponibilità, per averci ascoltato, a volte anche supportato. Allora, io chiaramente sono emozionata in assenza di saliva, ma ci sta, è da un po' che non faccio un discorso. Intanto spero di non dimenticare nessuno e voglio spiegare brevemente le motivazioni che hanno spinto Santina e il gruppo a proporre un progetto di riqualificazione del centro urbano in questo caso, ma poteva essere anche dell'extraurbano. Abbiamo voluto riqualificare questo stabile, che in realtà era un magazzino, è tuttora un magazzino comunale, cercando di trasformarlo in qualche modo con piccole risorse, con il nostro lavoro, con l'aiuto della cittadinanza. E abbiamo in realtà trovato una cittadinanza che ci ha aiutato e sostenuto tantissimo, che ci ha incoraggiato, che ci ha sia sostenuto proprio a portare avanti psicologicamente questo momento, ma ci ha sostenuto anche economicamente. Per questo ringraziamo. Questa è la dimostrazione che con poco si può fare e soprattutto dobbiamo ringraziare i nostri artisti, perché abbiamo voluto dipingere di colore questa zona della nostra città e questo l'abbiamo fatto con il loro aiuto gratuito, con la loro disponibilità, ma soprattutto con la loro professionalità. Gli artisti che andiamo a presentare e di cui oggi uno purtroppo per motivi di lavoro manca sono il maestro Salvatore Tamburello, la maestra in ordine di presento in ordine di esecuzione dei lavori, quindi il maestro Salvatore Tamburello, la maestra Maria D'Angelo, la maestra Luigia Cardino, la maestra Sara Raimondi e sotto sposteremo i maestri fratelli, fra l'altro, Agozzino, Maria Agozzino. Sono stati la nostra risorsa, la nostra ispirazione e soprattutto vedendo questi muri dipinti con le loro opere dovranno essere anche la vostra ispirazione. Perché abbiamo chiesto al sindaco di collocare in questa strada queste loro opere? Intanto questa strada è vicina al centro di passeggio dei giovani e quindi li volevamo coinvolgere con la street art, quello che io purtroppo non ho studiato in inglese, ma street art, arte da strada, arte di cui possono fruire tutti e soprattutto perché in questa zona ci sono due plessi scolastici di una scuola media e l'altro di un istituto tecnico. Chiaramente ci sono i ragazzi che tutte le mattine passeranno
davanti. E quindi ovviamente è un input che lanciamo ai giovani che possono ridipingere le loro zone piuttosto che sporcarle. E ci auguriamo che comunque questo istituto possa sposare e continuare questo nostro progetto negli anni con piccole risorse, così come abbiamo fatto noi. Io adesso chiudo perché non voglio, diciamo, continuare a tediarvi, perché ci sono persone più importanti che magari hanno altre cose da aggiungere. Noi ringraziamo tutti. Intanto ringraziamo la nostra attivista Santina Giusto per l'idea, perché grande Santina! Brava! Per l'idea, e ringraziamo noi stessi per quello che abbiamo investito, per il tempo che abbiamo investito in questa riqualificazione del centro urbano. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale. Passando poi la parola a Giannina, al signor sindaco. Allora io innanzitutto sono felicissima di essere qui a Nicosia, era un paese che non conoscevo, devo dire che con qualche piccola difficoltà l'ho raggiunto perché le strade, ahimè, non sono quelle che dovrebbero essere, e poi sono arrivata in questo posto che è spettacolare, il paesaggio è spettacolare, ho scoperto che ha una storia lunga e che potrebbe essere sicuramente un punto di ritrovo dei turisti e un punto di incontro anche per chi vuole visitare la Sicilia. Ecco, andare a rivalutare i centri storici è un passo, un piccolo passo, ma che è un passo importante proprio per riuscire a riattivare quel senso di comunità, per riuscire a riattivare quella voglia di rimanere nei propri paesi e anche riuscire a riattivare quell'economia che purtroppo ormai nel sud, nel meridione e nel mezzogiorno sta mancando. C'è un posto, Giannina c'è stata da poco, è un posto che molti di noi del movimento amano, ma che amano ormai in tutta Europa, che si trova a Favara ed è la Farm, e hanno iniziato proprio così, è un notaio che ha creduto in Favara, ha iniziato a rivalutare il centro storico e adesso questo posto con murales e centri di ritrovo per i giovani è conosciuto in tutta Europa e forse anche in tutto il mondo. Ha portato turismo, ha portato persone e artisti che vogliono conoscerla, ha portato ha portato economia. Ecco, da qui si parte. E da qui parte, e ringrazio Santina e ringrazio Filippo, mi pare che manca, Filippo Romano, che sono i due giovani che hanno messo tanta voglia e tanto intento nel fare questa rivalutazione di questi muri e facendo questi murales bellissimi. E mi hanno colpito tutti, sono bellissimi tutti. Devo dire che poco fa mi ha fatto piangere l'ultimo, non so chi è l'artista, però mi ha fatto piangere perché tanti dei nostri giovani, mi ha emozionato, perché tanti dei nostri giovani vanno via, e vanno via, là c'è però la speranza, c'è la speranza, c'è il colore in questo, la natura nell'altro, la comunità in quello dopo, e la speranza nell'ultimo. Io spero che questa speranza sia il messaggio che ognuno di noi porta nel cuore, e che con questa speranza ognuno di noi fa un piccolo gesto, un piccolo passo, con coscienza, con coerenza, affinché i nostri giovani abbiano e possano avere un futuro nel loro paese, nella loro regione, nel loro bellissimo comune, in modo tale che la Sicilia, il sud, il meridione e l'Italia tutta diventi la casa dove i nostri giovani possono rimanere, dove le famiglie possono invecchiare e dove si può vivere in pace. Ecco, questo io spero che sia il messaggio. Ringrazio il comune,
e il signor sindaco e l'assessore per aver insomma consentito e contribuito alla creazione di tutto questo. Speriamo che, come si è diventato nella farm, anche l'interno possa diventare un luogo fruibile per i giovani, dove possono incontrarsi, magari fare dei progetti e creare qualcosa per il loro comune e per il loro paese. Vi ringrazio ancora, è un'emozione grandissima. L'ha già fatto l'onorevole. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi. Io sono felicissima di essere qua perché stiamo assistendo alla nascita di un tassello, che di un puzzle molto grande che si sta formando in Sicilia. In realtà, che hanno deciso di smettere di lamentarsi e fare, smettere di aspettare l'intervento dall'alto, sempre i finanziamenti o l'aiuto del politico X o Y, e dicono: noi facciamo, come è il motto di Farm, sono le città cambiano perché le persone le fanno cambiare. Questa è una cosa importantissima che se tutti noi cominciassimo a mettere in pratica ogni giorno, insomma, potremmo rendere quest'isola migliore. Parlavo di un puzzle perché penso, ora ci siete voi, penso a Caltabellotto, dove c'è un gruppo di ragazzi che volontariamente, ovviamente si parla di ragazzi che hanno fatto tutto a spese loro, dalla mattina alla sera. Io gli farei veramente un grande applauso, perché stare qua tutta l'estate col caldo a spendere soldi e spendere del tempo, del denaro per la propria comunità, per rendere più bella la propria comunità, è una cosa lodevole che merita insomma tutta la stima dei propri concittadini. Penso a Favara, ma penso anche ai nostri tre, alle realtà a Mazzara, a Catania, a Caltanissetta. Noi siamo convinti che questa sia la strada giusta, ma non a parole. Noi, pensate, abbiamo fatto un concorso di idee che si chiama Boom Polmoni Urbani e abbiamo messo a disposizione 360.000 euro per tre progetti in tre anni. Quindi abbiamo finanziato tre progetti per 120.000 euro l'uno, di progetti di rigenerazione urbana. Questi soldi derivano ovviamente dalla restituzione dei nostri stipendi. Abbiamo collaborato con la Farm Cultural Park proprio perché volevamo creare dei centri di attrazione, dei progetti che non fossero fine a se stessi, ma che creassero indotto, creassero sviluppo e creassero relazioni anche tra le persone. Questa è la strada che secondo noi bisogna seguire, perché ciò che cambierà e che salverà la nostra terra non saranno, lo saranno sicuramente anche strade, infrastrutture, i servizi, ma soprattutto sarà la bellezza, e la bellezza è ciò che dobbiamo portare avanti prima di tutto, e voi l'avete fatto benissimo. Grazie, quindi. Passiamo la parola al nostro sindaco, dottor Luigi Bonelli. A me tocca il piacere di salutarvi, ma ci siamo tutti, c'è l'intera giunta, c'è il vice sindaco, Anna Maria Gemellaro, c'è Nando Zappia, c'è Ivo Bonomo, manca un assessore, Pino Castello, perché è fuori, è in Puglia, ma sarebbe venuto, c'è quel consigliere, c'è la gentilissima Maria Di Costa. Ho lasciato la famiglia a Carizzi per esserci, perché mi sembra un momento altamente significativo questo. Tutto quello che è cultura, che è decoro, che è recupero, come dire, di bellezza, per noi è fondamentale. Si riparte da qui, diceva il giovanissimo onorevole. Dostoevsky diceva: la bellezza salverà il mondo. Ed è vero, perché la bellezza mette armonia, fa unire, stupisce, fa ricominciare, fa progettare. La bellezza è da qui, si ricomincia con la bellezza. Io sono stato, come dire, vi devo ringraziare tutti a nome della città. E noi l'amministrazione, che, altro io, tutta, perché grazie. Ascoltato. Ascoltato. Voi lo sapete, non è mai retorica quella che quando io dico che
così, ne parlavamo con la senatrice, è un posto bellissimo, è una città meravigliosa, noi dobbiamo restituirle, dobbiamo scrostare, togliere tutto quello che di brutto si è sovrapposto e riportarla a quella che era la sua vocazione naturale, una delle più belle città di Sicilia, un paesaggio meraviglioso. Facevo notare quell'immagine lì di fronte, è una meraviglia, quella c'è solo a Nicosia, così come, come tante altre meraviglie, strutture, monumenti che ci sono a Nicosia. Ecco, quindi vi ringrazio dal profondo del cuore, dicevo, e lo dico senza retorica, è stato un nostro refrain, un nostro mantra. Nicosia ha bisogno di... Quanti siamo a Nicosia? 14.009, Anna Maria, quanti siamo? Siamo sotto i 15.000, 14.005, Nicosia ha bisogno di 14.500 sindaci. Ognuno si deve sentire sindaco della propria città, nel livello di partecipazione, di presa in carico della bellezza della sua città. E da qui possiamo ricominciare. Io spero che i prossimi 120.000 euro che la regione metterà a disposizione che i deputati del Movimento 5 Stelle mettono a disposizione, siano per Nicosia. Vi facciamo una richiesta, il sindaco vi fa questa richiesta, se non saranno Nicosia gli altri ancora, io intanto vi auguro lunga vita, tanta vita almeno fino a quando possiamo spendere 120.000 euro anche per Nicosia. Dico che dire, se ognuno fa il lavoro che in questi giorni è stato fatto con questa grande partecipazione, intanto dal Movimento 5 Stelle e poi anche da tante altre gente che ha sostenuto con molto affetto, con molto interesse, con molta prospettiva, io penso che questo obiettivo non sia difficile, di così è bello di suo, noi dobbiamo fare quel poco per mantenerla bella. A cominciare dalla cura proprio minuta, a sigaretta, a carta, io spero che mi crediate, da quando sono sindaco, stavo diventando come a Campomudiche, proprio ogni sigaretta che vedo la prendo, fatelo anche voi, ma soprattutto esprimete un giudizio negativo su chi fa il contrario, su chi la butta, perché così si forma poi una sorta di coscienza morale, quando tutti gli altri esprimono un giudizio negativo per alcuni comportamenti. Bene, che dire, grazie ancora. Questo è solo l'inizio, spero, mi auguro. Esatto, mi auguro, certo, che sia solo l'inizio. Perché anche se devo parlare qua in giro, qualche proposta, qualche progetto che non posso dire, ma anche noi, tutti i muri di Nicosia, tutto quello che di brutto c'è nei muri di Nicosia deve essere riempito di cose belle. Tra l'altro Ivan Bonomo, che per queste cose è un autentico, motore, proprio è un'anima di creazione di bellezze, di eventi culturali, aveva proposto di fare qua dentro, vuoi dirlo tu Ivan, lo dico io per te, di fare qua dentro una sorta di, di luogo, di ambulatorio, di atelier, come si dice? Un laboratorio per artisti. No, lo attrezzeremo. Ci deve essere qua dentro, si devono incontrare artisti della città, tutti quelli che hanno qualcosa di creativo per discutere, che lo facciano qua dentro. L'ultimissima cosa, senatrice, mi consenta, se voi, sì, senatrice, noi abbiamo qua una questione che sta riempendo il nostro Facebook. Abbiamo la questione della busta. Finalmente, dopo 50 anni, la cuspide sarà posta sulla cattedrale. Finalmente. E non è stato facile, e sarà una cosa bella. Certo, per ora parlo io. Allora, prima tutti i nicosiani, compreso io, eravamo tutti architetti, artisti, belle, brutte, ora siamo diventati tutti ingegneri strutturisti. Non resiste, un colpo d'occhio, caccia una crepa. Dico, su questo, e questo ora divento serio, sulla stabilità della struttura ci hanno lavorato ingegneri, fior di ingegneri, i professori universitari di Palermo, ingegneri della sovrintendenza, i quali hanno fatto decine
decine significa decine, decine di prove per calcolarne la resistenza, prove di preparazione, di tiranti, dico tutto, di peso, eccetera, eccetera. Si sono presi la responsabilità di stabilire che la torre campanaria resisterà per i prossimi secoli, e quindi noi con molta tranquillità la porremo lì e finalmente libereremo la piazza intanto. E poi la posa della cuspide sarà l'inizio per togliere quell'orrenda gabbiatura che c'è da anni, da decenni. Quindi stiamo recuperando questo luogo, recupereremo la piazza e la cattedrale, quindi stiamo cominciando un percorso per rendere Nicosia la città più bella, no, d'Italia, del mondo. Grazie, grazie a tutti voi, ce ne dice sempre ancora, onorevole, grazie. Grazie, grazie Santina, grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato. L'ultima cosa, dico anche io, mi sono commosso e mi piace, io quello, ma sinceramente, io quello lo vedevo al contrario, vedevo un giovane che ritorna, non che sta partendo. E se parte ritorna, l'immagine può essere ora lo spiegheranno, ora lo è una sorta di test proiettivo per me che voglio investire sul recupero di Nicosia, sull'arricchimento di Nicosia. Vedo un giovane che sta tornando. Ivan, grazie, grazie ancora, tutti assieme ce la faremo a fare tornare quanti più giovani possibile. Ivan, avanti, un saluto. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo accolto con gioia la proposta che appunto è stata lanciata dal Metap, ma la cosa importante di cui vi vorrei parlare è proprio quell'azione pittorica che appunto è stata donata alla città in questi giorni dai nostri artisti e a chi si è ispirato, perché l'azione pittorica da chi viene inventata? Viene inventata da Pollock, i ragazzi, i fratelli Agozzino si sono ispirati a lui. È stato lui che ha iniziato l'azione pittorica e per questo veramente ancora più forte questo applauso che abbiamo fatto ai ragazzi, ancora più forte a tutti gli altri artisti, perché l'azione pittorica deve dipingere tutta la nostra città. Come dicevamo col sindaco, la cosa che dobbiamo fare, abbiamo tutte le mura così brutte che abbiamo qui a Nicosia, le dobbiamo dipingere, dobbiamo avere una nostra creazione e tutti dobbiamo avere la possibilità di poterlo fare. Quindi questa è la cosa più importante che vorremmo fare nei prossimi mesi, e già che inizieremo nei prossimi giorni, come diceva la senatrice, naturalmente c'è la Farma a Favara, la Cultural Farma, è una residenza d'artisti, è nata nel 2010. Noi già abbiamo parlato di Farma qui a Nicosia in occasione della presentazione del piano per la riqualificazione del centro storico. Iniziamo la Farma di Nicosia proprio qui, da questo punto stasera, e iniziamo ad espanderla in tutti quei luoghi che vogliamo rivitalizzare all'interno del centro storico. Individuiamoli grazie ai tavoli tematici per la riqualificazione che partiranno già dalla prossima settimana e da lì iniziamo questo laboratorio. Nuovamente un grande applauso a tutti gli artisti, a tutti coloro che si sono impegnati, a tutti i cittadini, al Metap. Un saluto e ci vediamo presto per la futura inaugurazione che andremo a fare chissà dove, in qualche altro posto. È una promessa, è una promessa. Bravo! Grazie. Io adesso inviterei, ringrazio, ribadiamo il nostro ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale e inviterei gli artisti a descrivere le loro opere, perché chiaramente noi guardiamo, l'immagine parla, i colori parlano, ma l'animo di chi ha dipinto deve parlare. E io inizierei in ordine proprio di street tour con la descrizione dell'opera del maestro Salvatore Tamburello. Non è presente, ma mi ha inviato uno scritto. Leggo perché inforco gli occhiali, perché ho superato i 50 anni. Allora, poi intanto tolgo così la mirate. Sono diversi i momenti degli accadimenti della storia, scanditi attraverso gli occhi della memoria, che fissano nelle linee, nei colori, la quotidianità della vita. L'artista con i suoi flashback racconta di pensieri senza tempo,
che hanno passato, che non hanno futuro, che non sono eterno presente e parlano al cuore di ognuno di noi. La colonna, elemento centrale dell'opera, che pende, ma non cade, è simbolo dell'ideale prolungamento dell'essere, appeso al filo della vita. La natura nel contempo generosa e in memore accoglie tra il cielo, la terra e il mare il fuoco del pregresso che divampa e dirrompe incessantemente. Questo è quello che hanno scritto Ivan Tamburello e Mariagata Falco, figlio e moglie dell'artista Salvatore Tamburello. Andiamo avanti e invito Maria D'Angelo. Maria D'Angelo, maestra Maria D'Angelo. Il secondo pannello di dipinto, prego. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio il Movimento 5 Stelle per quello che ci hanno permesso di fare. Tutto è stato grazie a loro, i collaboratori, gli altri artisti. Come sei? Quindi niente, un ringraziamento particolare a loro e anche al fatto che sono rimasti con noi fino a tardi per solidarietà, per farci compagnia, hanno sopportato le nostre lamentele, i nostri problemi e tutto. Basta, un ringraziamento a loro soprattutto. Niente, io con la mia opera, tra virgolette, volevo solo dire che la natura è ancora, è bellissima, il verde, gli alberi, tra l'altro sono la vita, sono quello che ci fanno respirare, che ci fanno andare avanti, che ci permettono di continuare nei nostri giorni. Quindi bruciare semplicemente, tra l'altro è un tema attualissimo e di grande, diciamo, tra virgolette, dico questa parola, proprio va di moda a Nicosia perché è arrivato maggio, giugno, cominciano a bruciare e a me duole veramente il cuore. Quindi volevo rappresentare proprio questo, cioè nel senso guardate quello che fate prima di dare fuoco, prima di bruciare, perché si rovina tutto, ecco, basta. Terzo pannello, maestra Luigia Scardino. Potete, intanto cominciamo ad entrare, a fermarci magari davanti ai pannelli. Buonasera a tutti. Dovremmo uscire, non lo so fino a che punto arrivo. No, va bene, sì, no, ma vi spostate, va bene, okay. Da qua poi io riprendo. Allora, prego. L'umanità è a colori. In questo periodo tutto quello che ci sta succedendo attorno, io penso che ci faccia male come esseri umani. È qualche cosa che io sento in una maniera particolare. Sì, è questo il lavoro. È qualcosa che sento in una maniera particolare. Io sento l'umanità che sta soffrendo. E quello che mi fa rabbia, noi valorizziamo la diversità, ma in senso negativo. La valorizziamo estremizzando le religioni, la politica, la cultura, il sesso, la qualsiasi cosa. Etichettiamo tutti, non siamo capaci di vederci più per quello che realmente siamo, solo e semplicemente esseri umani. Grazie. Sono una maestra di scuola dell'infanzia, cerco di mandare messaggi semplici e molto leggibili. Ho quasi esasperato praticamente il guerriero samurai, che poi è un guerriero, voglio dire, però è una, cioè, non, probabilmente non lottano se non c'è una forte motivazione,
il Sioux, gli indiani praticamente. Perché ho fatto questo? Proprio per rappresentare le razze dei cinque continenti. Ho provato a fare questo. Praticamente il messaggio di fondo era solo ed esclusivamente questo: dare valore all'umanità, vedere l'umanità come un valore, non come un disvalore. Quello che sta succedendo adesso, basta, scusatemi. Grazie. Quarto pannello, la maestra Sara Raimondi. Grazie a tutti. Io penso che il mio pannello sia molto intuitivo, possibile interpretarlo facilmente. Nicosia sta perdendo tanti giovani, ma non sono solo giovani, sono persone adulte che vanno a lavorare, sono persone anziane che vogliono andarsi a ricongiungere con i propri cari. Ecco perché i miei pantaloni possono essere interpretati in ogni modo, come una ragazza, come un ragazzo, come una signora, come un signore, così come un vecchietto, una vecchietta, abbastanza giovanili diciamo, anche perché gli altri una certa età ce la conserviamo, l'abbiamo archiviata. Ecco perché è morto, molto sofferto, perché devo dire che mi pesa tanto, ma nel mio pannello, chiamiamolo così, c'è tanta speranza. Intanto la speranza nel trolley, avete visto che è verde, e quindi la speranza. Avete visto che è pieno di tante buone cose, del desiderio di lavorare, del desiderio di studiare, del desiderio di andare a trovare le cose migliori che il mondo normalmente, generalmente offre. Quindi scuola, lavoro, affetti, perché si può anche trovare un marito, una moglie, un compagno fuori. Dopodiché, che dire? È lì che sta camminando, penso all'inizio che sta partendo, ha voluto lasciare qualcosa a terra, un po' come un pegno, c'è una lettera scritta e sarebbe bello poterla leggere, ma lascio a voi andarla a leggere. In un certo senso dice: io parto col cuore triste, gonfio, le lacrime agli occhi. Però io ti faccio una promessa, io voglio tornare e tornerò. In un certo senso anche questo è quello che ritrova quella stessa lettera che ha lasciato poco fa, o qualche anno fa, o decenni fa. Ritrova lì. Lo trova lì a terra. Quasi quasi lo stava aspettando. Ragazzi, è lo stesso trolle e sta tornando, ma dentro ha tutt'altre cose. Ha tanta capacità, ha l'amore per il suo paese, ha anche la professionalità. Ragazzi, che bello quando si arricchisce il proprio paese di tutto quello che andando fuori riesce ad avere, a recuperare, bellissimo. E quindi nel momento in cui rientra ha tanto da fare, mentre prima il paese viene depauperato, quando rientra lo arricchisce. E poco fa quei numeri che aveva detto il sindaco, purtroppo stiamo diventando sempre meno. Ragazzi, quando ve ne andate lasciate a terra quel fogliettino e dite: io ritornerò. Ragazzi, è molto sofferto e non per niente ho accettato, quando l'abbiamo fatto, messo qui davanti a una scuola. Io spero che il messaggio passi a tutti i ragazzi, a tutte le persone. Grazie.
quinto pannello. Fratelli Maria, maestri Maria e Felice Agostino. Che sono sotto, dobbiamo scendere. Scendiamo. Questo chiaramente è il posto che due ragazzi, perché sono i più giovani, fra tutti gli artisti, ditemi dove mi devo mettere. Qua, qui che è perfetto. Va bene? Sì, perfetto. Sì. Ok. Sono i più giovani di tutti gli artisti, guarda caso, essendo chiamati tutti quanti a scegliere una parete, hanno deciso di piazzarsi qua. C'è l'Istituto Alessandro Volta, che è un istituto tecnico. Hanno deciso di fare, hanno deciso le loro dimensioni e questo è il risultato. Adesso chi di voi due, tutte e due? Intanto fatevi vedere, perché, scusate. Vuoi leggervi questa frase? Nella vita di mia e di mia sorella ci accompagna da ormai 4-5 anni. È tratta dal libro Educazione Siberiana di Nikolai Lenin e fa: laddove biancheggia il mare, laddove l'azzurro del cielo si fa più intenso, laddove volo dal sole nel vento. Allora, la street art cos'è? Nasce come una forma di protesta per dire qualcosa. Noi abbiamo voluto dire qualcosa per l'appunto, ma siccome abbiamo 20 anni, abbiamo tutta la vita davanti, abbiamo il sorriso nella faccia, abbiamo voluto rappresentare qualcosa che dia gioia. Non abbiamo scelto a caso un tema sociale perché è troppo pesante. Cioè, ti senti una cosa nel cuore che proprio è un tonfo nel cuore. Proprio io e mia sorella non ce lo siamo sentiti. Abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa che ti devi mettere là davanti, devi stare lì a guardarla e ti ci devi perdere. E dunque abbiamo deciso di usare sul background della nostra opera i colori dell'iride, i 7 colori dell'arcobaleno, ovvero che simboleggiano la pace. Poi in primo piano c'è una chiappa sogni che ha come scopo principale, che è molto significativo, di scacciare gli incubi, che ne abbiamo veramente bisogno. E in certe culture indiane vengono scambiate fra amanti come pegno d'amore, ed è anche amore. Poi abbiamo messo una rosa dei venti lì per indicare la globalità, che l'arte siamo tutti, l'arte, ognuno di noi ne fa parte. Poi se notate l'ombra non è fatta a caso a semicerchio, sembra una luna, come cavolo si dice? Una mezzaluna, e sta a significare il contrasto, il sole con la luna, il giorno e la notte, inevitabilmente uniti fra di essi. Poi le due piume hanno entrambe un significato e loro. Questa qua di sotto, come potete ben vedere, finisce sfumandosi con dei rapaci, ed è la libera espressione. Tutti noi siamo liberi, siamo nati senza catene, dobbiamo restarci per forza. Grande. Per continuare il discorso della contrapposizione, c'è la seconda penna in secondo piano che sta a rappresentare la censura. Un artista sa benissimo cos'è la censura, e mia sorella in particolar modo non la sopporta proprio, e infatti l'abbiamo voluto rappresentare. E che dire più? Questa è la nostra opera. Un encomio va all'organizzazione che ci ha permesso di fare tutto questo, e ci ha permesso anche di essere liberi per l'appunto di fare ciò che volevamo. Grazie. Allora, adesso che dobbiamo fare? Devo dire un paio di cose a modo suo. Paio di cose a modo suo. Ok, spara la base. Okay.
2016. Entra e chiudi la porta cortesemente, sei il benvenuto, se rispetto onnipresente, equivalente a quello che porto io alla mia gente. Se te ricevi sarà così, ora e sempre. Vengo da dove non c'ho cazzo di niente, da dove nessuno vede, parlo sette. Se noti la calma è solamente apparente, il disagio in queste terre in ogni caso è presente. Adesso che sei comodo, tieni bene a mente, se mi becchi nella zona lo show è imminente. Lo faccio per me, per il popolo che attende un po' di innovazione nella noia perenne. Ma fammi un po' di spazio che sto nel mio ambiente, anche se è triste, sporco e decadente, ma è mio e questo lo sarà perennemente, finché il mio corpo non tacerà silente. Grazie ragazzi, fantastici! Grazie a tutti. Abbiamo proposto anche, vedete che ci sono questi due cassonetti? Questi qua non si riqualificano solo i centri urbani sgarrupati, come dicono a Napoli, ma si riqualificano anche i bidoni della spazzatura. Adesso ognuno di noi ci piazziamo davanti alle opere e facciamo le nostre riflessioni.